Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Lisa e voi siete i benvenuti. Nel video di oggi vi mostrerò come creare una fantastica scatola antica partendo da una scatola per il vino. E in realtà voi direte, questa ragazza è fissata con le scatole per il vino. Sì, sono fissata con le scatole di legno per il vino perché sono tra gli oggetti più versatili che ci siano sulla faccia della terra. Penso l'unico oggetto che è più versatile ancora delle scatole di legno per il vino sono le fascette da elettricista, per il resto al secondo posto ci metto le scatole per il vino perché appunto sono materiale perfetto per creare sia oggetti decorativi come in questo caso la scatola e sia veri e propri complementi di arredo che possono essere utili in tante situazioni. Io per esempio ci ho creato la mia libreria, ci ho creato questo forziere e in casa la utilizzo ad esempio per mettere tutti gli oggetti con cui realizzo le miniature, quindi sì, io le adoro e non smetterò mai di usarle per farci appunto i miei cavoli. Ma in questo caso ho deciso di realizzare questo video e di utilizzare proprio una scatola di legno per il vino perché volevo provare per la prima volta la chalk paint. Voi vi state chiedendo che cos'è la chalk paint. In realtà poi vi metto sotto un link dove potete leggere approfonditamente l'argomento. So che in realtà chiunque in questo momento ha usato la chalk paint, però io per esempio non l'avevo mai usata e quindi ho deciso di provarla per la prima volta. Sostanzialmente la chalk paint è una pittura materica, quindi è molto molto densa e ha fra le varie caratteristiche quella che non necessita di trattamenti preliminari sulle superfici che vanno trattate, come ad esempio la copertura con un fondo, può essere utilizzata su un'innumerevole quantità di materiali. Il fatto che è molto densa la rende anche parecchio coprente, non riflette la luce, quindi appunto dà un aspetto opaco. Detto ciò, nel video vedrete anche come si fa a casa la chalk paint. È molto facile da realizzare, servono soltanto 3 ingredienti e successivamente vedrete anche come realizzare da soli una finta serratura in pasta di mais. Io non ci credevo, però in realtà è risultata molto carina. Vi lascio alla visione del video e ci vediamo tra poco. Ho iniziato carteggiando tutta la scatola, prima ho iniziato ovviamente con una carta abrasiva a grana più grossa fino ad arrivare a una grana un po' più fine. Ho fatto questo per cancellare tutti i decori della scatola e come vedete per rifinire meglio tutti i contorni e arrotondarli. Mentre facevo questa operazione ho messo da parte la segatura perché adesso la utilizzerò per andare a correggere tutti quegli errori che secondo me è meglio correggere con questa pasta piuttosto che con lo stucco. Sto aggiungendo alla segatura un po' di colla vinilica e sto creando questa specie di pasta abbastanza densa. Dopodiché con questa spatolina di legno, che poi in realtà è una bacchettina per il gelato a cui ho tagliato la punta, la vado a passare sopra tutti i difetti molto evidenti, tipo i buchi, per andare a chiudere anche le fessure che sono troppo estese per essere chiuse appunto con il normale stucco. Farò così perché non ho intenzione di togliere la gaffetta, ma la utilizzerò per far sì che la scatola si chiuda al meglio. Io ho otturato la fessura che vedete qui e dopodiché ho aspettato qualche minuto, ho chiuso la scatola in modo che si prendesse la forma della gaffetta e poi appunto ho lasciato ad asciugare. Dopodiché sono andata anche sui nodi che vedete qui perché quando si va a fare l'effetto che faremo tra poco, passando sopra col pennello c'è un'elevata probabilità che in realtà salti fuori pure il nodo e in questo caso io non volevo assolutamente che si vedesse appunto sulla superficie.
Dopodiché sono andata a ricoprire tutta la scatola, anzi scusate, ho carteggiato bene le parti dove avevo messo la colla e le ho portate di nuovo a livello e poi sono andata a passare su tutta la superficie della scatola questo stucco per il legno, appunto. Ho aspettato che si asciugasse e sono andata a carteggiare tutto fino a che appunto non ho ottenuto la superficie molto liscia e omogenea. Ho pulito appunto tutta la scatola dalla polvere che si era creata e poi ho finalmente iniziato a creare appunto le decorazioni. La prima cosa che ho fatto è stata quella di andarmi a creare la serratura. Prima di creare la serratura, però, sono andata a creare il buco della serratura. Come vedete, io ho creato il disegno e poi con il Dremel sono andata ad incidere tutta la scatola. Con le varie punte poi ho sistemato la larghezza perché ho usato come metro di misura una chiave che avevo e che poi utilizzerò dopo per decorarla. E dopodiché ho creato il disegno della serratura su un pezzo di carta. L'ho ritagliato e potete trovare i modelli su Pinterest. In realtà l'ho ritagliato e l'ho usato come modello sulla pasta di mais. Ho utilizzato questi strumentini qui che sono appunto dedicati al modeling per rifinire tutti i bordi e per creare la decorazione che c'è sulla superficie della serratura. Dopodiché ho messo ad asciugare. E alla fine, quando era asciutta, ho utilizzato una bomboletta di vernice acrilica spray color dorato per dare tutta la per creare appunto tutta la base del colore e poi sono andata a definire bene tutte le sfumature aiutandomi con un fazzoletto intriso di intinto di colore acrilico marrone per creare appunto i segni sulla serratura. Dopodiché mi sono andata a creare la chalk paint. Per crearla ho utilizzato 50 ml di colore acrilico marrone a cui ho aggiunto un po' di colore rosso e poi vedrete perché. Dopo sono andata ad aggiungere gradualmente 2 cucchiai di gesso di Bologna e ho fissato tutto con un primer acrilico. Dopo aver mescolato bene, ho lasciato che la vernice si stabilizzasse un po', quindi l'ho messa da parte per qualche minuto e dopodiché ho iniziato a dipingere la mia scatola. Quello che vedrete tra poco è il disastro che ho combinato, ma ho deciso lo stesso di lasciarlo per farvi capire bene che non si fa così, ma si fa come faremo tra poco. Quindi si parte sempre dalla vernice più chiara. La vernice più chiara è una vernice pronta che ho acquistato appositamente per questo scopo. E sostanzialmente si parte dipingendo tutta la scatola e lasciando uno strato maggiore nella parte centrale. Dopo aver fatto ciò, si può passare con l'applicazione della vernice lungo i bordi. Mentre la vernice è ancora umida, andiamo a passare la vernice più scura lungo i bordi. Prima di passare la vernice, appunto, si inizia a scaricare il pennello su un foglio di carta e successivamente si passa ad applicare la vernice appunto lungo i bordi, facendo dei movimenti circolari
in modo da iniziare a mischiare le due vernici insieme e ottenere delle sfumature diverse. E come vedete, sto facendo questi movimenti circolari e questa cosa fa sì che se la vernice di sotto è ancora bagnata, è possibile mischiare i due colori. Dopodiché si va a prendere con un altro pennello bagnato, scusate, con un altro pennello asciutto che sono andata a scaricare, si va a fare la stessa cosa, cercando di trasportare, ancora il colore verso la parte centrale. Sempre con il pennellino secco si va sopra la vernice che abbiamo appena passato e con questo movimento circolare la si mischia e si sposta verso il centro della scatola. Durante questo passaggio, se dovessimo accorgerci che la vernice nella parte centrale si sta asciugando, possiamo inumidirla leggermente, con un pennellino bagnato. Dopodiché andiamo a prendere di nuovo la vernice scura, la scarichiamo sul pezzo di carta e andiamo ad accentuare ulteriormente i bordi, strofinando leggermente e lasciando il colore in questo modo. Dopodiché, con un altro pennellino più piccolo stavolta, andiamo a bagnare la punta nel colore. Lo scarichiamo e riprendiamo a mischiare e trascinare tutto il colore. È un'operazione lunga, però a mio avviso l'effetto che ne esce è meraviglioso. Io sto scurendo ancora i bordi in questo modo. Mi dispiace che ho combinato il danno prima e quindi qui si vedono purtroppo i rimasugli della vernice, però voi adesso sapete che non si deve fare, quindi già è una cosa buona, ecco. Una volta che ho scurito i bordi, vado lungo appunto gli angolini e sempre col pennello vado ad accentuarli. Finita l'operazione, prima di passare lucidi e cose varie, siccome avevo paura che si rovinasse, sono andata, prima a inserire le cerniere. Sono le classiche cerniere per le scatole che si trovano comunemente dal ferramenta. E dopo aver messo le cerniere, sono andata a rivestire l'interno con carta da parati. Ho usato la colla vinilica che ho spalmato lungo tutta la scatola e successivamente ho applicato la carta da parati all'interno e per rifinire ho passato sopra una scheda telefonica per togliere tutte le bolle. La serratura è stata incollata con il mio amatissimo Pattex mille chiodi. Video è finito, io vi invito a lasciarmi un mi piace qualora vi sia piaciuto, qualora non vi sia piaciuto va bene così, non mi lasciate niente. Se il topic vi piace e siete curiosi di scoprire come ho utilizzato la chalk paint su un altro mobile, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare le campanelline così siete sempre informati, perché io in realtà sono uno spirito libero e non ho mai una data precisa per far uscire i miei video. Vi invito anche a stare attenti alle descrizioni perché, come vi ho detto, a breve, uno, il canale cambierà nome e due, ci sarà una grande novità che è la creazione di un piccolo blog in cui vi darò tanti consigli utili per, diciamo,
risolvere piccoli problemi quotidiani. Uno dei primi articoli che tratterò sarà per esempio come sistemare la cromatura del lavello che si è staccata. È una cosa molto interessante e in realtà è anche molto facile e molto economica, e quindi vi invito a non perdervi appunto questo articolo. E ci vediamo nel prossimo video e spero di ritrovarvi tutti. Ciao!